comincia l'avventura, come hai detto, la nuova avventura di 2024. E siamo in una buona strada, abbiamo finito bene l'anno con 7 punti delle ultime 9 e si va avanti così. Cominciamo domenica contro Pavia. Inizia con la trasferta a Pavia il 2024 per l'Arezzo Calcio Femminile, appuntamento con la 12ª giornata del campionato di Serie B domenica 7 gennaio alle 14.30 allo stadio Pietro Fortunati. In trasferta sono più difficili le partite, è un scontro diretto, è una squadra che ha, se non sbaglio, un punto più di noi nella classifica. Hanno fatto queste 3-4 vittorie consecutive all'inizio dell'anno, poi avevano una piccola caduta, diciamo, calcisticamente, però hanno preso nuove giocatrici, anche noi, e ora è venuto l'ora di amalgamare la squadra con le nuove e ripartire da lì. Il 2023 si era infatti chiuso con una maxi operazione di mercato, 5 cessioni e 3 nuovi acquisti. Sono molto contenta a giocare con le ragazze, di nuovo sono eccitata per giocare insieme un'altra volta. Sei contenta di essere in questo nuovo gruppo? Sì, sono molto contenta, anche le ragazze mi hanno accettata subito, mi hanno fatto entrare in questo gruppo già bello formato e sono molto contenta. Io faccio la mezzala, però se il mister mi vuole adattare anche a esterno alto va benissimo, mi piacciono questi due ruoli. Il gruppo è fantastico e fortunatamente io conoscevo già 5-6 ragazze che avevo giocato con loro ai tempi del Florencia. Un gruppo forte, un gruppo coeso e non vedo l'ora che sia domenica per provare tutte queste sensazioni anche in partita.